La relazione tra design e musica è una relazione antica. Possiamo citare già i futuristi che, oltre naturalmente a dipingere, a scolpire, producevano anche design. Ma poi addirittura il Bauhaus, questo fu una liaison strettissima. Ora poi, con le specializzazioni che sono intervenuti negli anni a seguire, si è perso questo senso, diciamo, complessivo del fare creativo. E noi oggi vogliamo in qualche misura riprendere questo discorso, che è un discorso importantissimo, perché a parte che del design fa anche parte la progettazione di strumenti musicali, ad esempio, ma anche perché una colonna sonora, diciamo, di accompagnamento è sempre quella che riesce poi a collocare il design stesso nella sua storicizzazione. L'altra sera al Museo dell'Aria abbiamo avuto un concerto di jazz, grazie a Blue Note, che si rifaceva agli anni 40 e 50, agli anni di maggior creatività di Gio Ponti, che è stato un faro della creatività del design italiano e dell'architettura. Ecco, era veramente un fatto molto emozionale, perché attraverso quel momento musicale ognuno di noi ripercorreva tutto un repertorio di immaginario del design che era appunto di quegli anni. Ora, questa iniziativa che abbiamo avviato quest'anno per la prima volta, noi pensiamo che poi dovrà riprodursi, allargarsi sempre di più, perché in effetti quest'idea della differenziazione dei vari settori artistici non è mai esistita. L'arte è sempre stata una, così come recita uno dei nostri poster, come diceva Vignelli, uno dei più grandi grafici designer italiani: il design is one, il design è uno. E così come la musica è una, ma così come tutte le arti nel loro insieme sono un fatto unico che accompagna sempre la nostra storia di umani. E all'interno di questa manifestazione c'è poi un omaggio, una perlina proprio al Blue Note, che è una mostra di fotografie di un maestro della fotografia italiana che purtroppo ci ha lasciati in questo periodo di Covid e che è stato un nostro docente in questa scuola, dove c'è una galleria dei ritratti dei maggiori designer, oggi storicizzati. Ecco, i tempi quando io stesso ero stato un soggetto di quella fotografia, eravamo in armi ed eravamo quelli che sempre combattevano sulla frontiera internazionale della competizione del design italiano per portare sempre più avanti e sempre più in alto questa grande bandiera del nostro paese. Grazie. Jump, jump.